Quel giorno segnò profondamente l'animo di Pablo Giallorosso. Egli cadde in una lunga e profonda depressione che lo portò a un'ossessione vera e propria dal cacciatore bosniaco. E lui proprio quell'uomo con il cappello rosso, lui, quell'uomo chiamato Biagio, gli aveva rubato il suo gioiello e Paolo non era disposto minimamente al perdono. Voleva la guerra, e guerra sia, e guerra sarà. Basta, lo prende. Basta prendere cieco. Ok, allora, l'unico modo è questo, ok? Qual è il numero di Biagio? Ah, ok. 0, aspetta, giù a sud però non hanno 06, vabbè, è questo. Pronto? Oh, ciao Bia, senti. Oh, e basta Paolo, ti ho detto di finirla con Diego, non te lo do. No, non ti ho chiamato. No, tranquillo, no. Non ti ho chiamato per Diego, non ti preoccupare. Insomma, volevo sapere come stavi, tutto bene, come hai passato le vacanze? Sì, Paolo, mi prendi in giro? No, sai, no, Natale, Capodanno, l'Epifania. Sì, dai, va bene, c'hai ragione. Mi dai Diego? Non basta, basta. Oh. Quanta pazienza, mica lo capisce che non glielo do. Quindi Diego torna a casa, che presto già si fa sentire. Quindi Diego torna a casa, che mi manchi da impazzire. Come posso fare senza di Diego? Pensa Paolo, pensa. Oh, ricordate che l'Inter gioca bene. Giusto! Chiamiamo Andrea Mereu, giusto? Questo è un telecomando, però ho sbagliato. Chiamiamo Andrea Mereu! Allora, vediamo un attimo se riesco a trovare questo documento. Paolo? Ma cosa vorrà? Oi, pa, dimmi. Oh, Andrea, ciao, senti, tutto bene? Sai che l'Inter gioca bene, no? Sì, quindi? Ecco, tu hai qualche giocatore dell'Inter, no? Se non sbaglio. Qualcuno c'hai? Sì, potrei avere Keita, Politano. Ma perché, li vuoi? Sì! No, scusa, insomma, dicevo sì! Ma senti, potrei anche cederteli. Iago Falche, ce l'hai te, vero? Sì? Allora, Iago Falche mi potrebbe interessare. E poi, dai, dammi quel pacco di Piazza. Sì, va bene. Per Iago Falche, Piazza... Sì, va benissimo, Andrea, sei un grande! Perfetto, grande, sì, va bene. Ok? Vai, perfetto, a posto. Ciao, pa. Assurdo, accettato. Ma. Teniamo Biagio, forse stavolta funziona. No, non risponde. Squilla, ma non risponde, non capisco. Vabbè, non risponde. Allora, chiamiamo in anonimo. Cancelletto 31 o 36, cancelletto? Vabbè, proviamo di tutte e due, ma ne va. Ok, perfetto. Ok, era quello buono. Pronto? Oh, Bia! Ciao, senti! Oh, e basta ancora tu! Mi ha attaccato di nuovo. Ho capito che ero io. Ok, allora l'unico modo è mandargli in audio per forza, non so che fa. Oi Bia, ciao, senti, ti prego, ti supplico, è l'ultima volta che ti scrivo, te lo giuro sulla Roma, su Totti, te lo giuro su Diego stesso, te giuro, è l'ultima volta che ti chiamo, lo so che mi hai rifiutato tutti, ne puoi rispondere, l'ultima offerta le faccio, te lo giuro, ti prego rispondimi. Andiamo bene, gli ho mandato. Oh madonna. Paolo? Oh Bia, senti, ti prego, ascolta, stavolta ti giuro un'offerta irrinunciabile, mi devi ascoltare.
Ok, sentiamo. Non so cosa hai in mente, visto che mi hai già proposto, già rifiutato Piontek, Belotti, Calhanoglu, Skriniar, tu sorella, tutti veramente, però sentiamo. Hai ragione, ma sai, Cino, che l'Inter gioca bene bene, no? Cioè, l'Inter gioca bene bene, lo sai questo? Sì, sì, so che gioca bene bene, quindi... Ecco, allora, Belotti, Politano e Chetapalde più, tiè, la cassetta della Befana per Dzeko. Basta, ti prego, è l'ultima volta. Ci stanno un pieno di dolci, l'ho quasi finita, ma non vuol dire niente. Più Politano e Chetapalde e Belotti. No, vabbè, tu sei pazzo. Sì, sono pazzo. Dai, ok, ci sto. Affare fatto. Sì! Accettato! Accettato! Dobbiamo andare, Andrea! Ok, Andrea, veloce! Ehi, Andrea, senti! Ho sbagliato numero! Ho sbagliato numero, mi ha risposto Andrea una cosa strana. Maremma, sto documento non riesco a trovare. Ancora Paolo, ma cosa vuole? Pronto, pa... Andrea, io ti amo, davvero, ti giuro, ti amo, ti troppo bene. Grazie a te, Dzeko, grande, Andrea, ti amo, sei un grande, cavolo, sei un grande. Oh, calma, non c'è... Poi, dai, bravo. Ma come hai fatto? Ci ho dato Belotti, Politano e quell'altro, Chetapalde più la cassa della Befana, anche se effettivamente speravo che quest'ultima la rifiutasse, però vabbè. No, ma te sei pazzo. No, io non ho parole. Cioè, a questo punto potevi anche dargli, non lo so, Kolarov, Skriniar, una piotta, cioè... Boh. No, vabbè, mo non t'allarga, cioè, a sto punto avevo tutta la squadra, no. Gli ho dato 3 giocatori, poi erano troppi. Ok, ho fatto tutto, ho messo già Dzeko nella mia cosa del fantacalcio. Devo solamente, penso, avvertire l'imperatore, perché per correttezza è giusto che il mio grandissimo imperatore sappia le scelte che ho fatto per Roma, insomma, quindi penso che gli faccia piacere questa torpedo. Quindi mo lo chiamo subito e per l'occasione, ovviamente, mi sono messo in piedi e c'ho la vestaglia del re, insomma. Chiamiamolo, vediamo un po' che dice, va. Chiamiamo un po', sperando non sia occupato col senato. Pronto Paolo, dimmi. Ave Lorenzius, figlio di Romus. Ma una cosa, ma mi senti bene? Perché io sento un po' di casino là. Che sta a fare? Stai impegnando con i consoli? Sì, scusa che ti sento male, perché ti sto a telefonare dal telecomando di Skype. Ho dovuto abbassare la musica. Sì, non mi funziona quell'altro. Ok, perfetto, guarda, io ti ho chiamato solamente per dirti una cosa, perché ti volevo rendere partecipe di una grande cosa che ho fatto, una grande gesta. Per prendere Dzeko, oh, allora, te giuro, ho dato l'anima, gli ho dato la cassa da Befana, Belotti, Politano e Chetapalde. Me merito, che ne so, un elogio. Che cosa? Hai scambiato 3 giocatori, tu sei peggio dei Monchi, neanche lui avrebbe scambiato Dzeko per 3 giocatori. Vabbè, ma, cioè, calma, alla fine è sempre Dzeko. Oh, è Dzeko! È Dzeko! Cioè, raga, mica vizi e fighi, eh! È Dzeko ha fatto 2 gol in campionato! Sì, ma io ho fiducia in lui, devi capire che c'ho fiducia, pare il devasto! Io credo in lui! Vabbè, dai, ho capito, vuoi puntare al secondo pure stanno, eh? Tanto siamo romanisti, siamo gli eterni secondi. Va bene tutto. Un attimo, bevo perché... Ok, hai scambiato Dzeko per 3 giocatori e adesso farai la fine che ti meriti. No, ti prego, no! Spazio agli altri. Io non ho più niente da dire, caro Paolo. Ma ha cannato pure l'imperatore, oh! Mamma mia, come chissà che avessi fatto! L'ho fatto per Roma, l'ho fatto per l'FC Juventus! Vabbè, io mi consolo con Dzeko, sti cavoli. Sì! Dzeko è mio! Il mio! Tesoro!